Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Bentornati nella nostra rubrica Pennellate di Storia. Noi siamo Giovanni, Vittorio, Alessandro e oggi vi parleremo delle feste delle nostre città. I giochi di quartiere nascono ufficialmente nel 1992 dall'idea di un gruppo di ragazzi dell'allora Proloco Sigillo in occasione della festa della patrona Sant'Anna che si celebra il 26 luglio. Dopo le prime 7 edizioni degli anni 90 ci fu un periodo di sospensione, ma su iniziativa del Comitato Giochi di Quartiere sono stati ripresi nel 2008 e da allora, come nella competizione trasmessa in TV anni fa, i Giochi Senza Frontiere, dove ad affrontarsi erano le diverse nazioni europee, qui invece si sfidano i 5 quartieri di sigillo: Area De Fabriano, Borgo, Campo della Fiera, Rocca e San Martino. I Giochi di Quartiere si trasformano così in una sorta di Olimpiadi in cui 5 squadre formate da 20 giocatori ciascuna si sfidano in prove molto divertenti per aggiudicarsi il titolo finale, tutti gli anni simulando tra i partecipanti e tra il pubblico un sorprendente senso di appartenenza al proprio quartiere. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata molto importante ed è molto sentita e seguita dai sigillani e non, tanto che già dai primi di giugno si comincia a percepire nell'aria quell'odore di sfida tra i quartieri, complici anche i colori degli stendardi che sventolano per le vie del paese, delimitando i confini: giallo per l'area De Fabriano, bianco per il Borgo, rosso per il Campo della Fiera e verde per la Rocca e blu per San Martino. La prima edizione della Festa degli Statuti risale al 1996, per celebrare anche in questo modo il millenario della prima notizia sul castello alto medievale di Fossato. Gli statuti rappresentano la codificazione scritta di usi, consuetudini e vecchie norme tramandate e aggiornate per l'ordinamento del vivere civile all'interno della comunità. Nella copia cartacea si può inoltre leggere che la loro pubblicazione avvenne il 13 maggio 1386. Gli statuti di Fossato sopravvissero fino all'epoca napoleonica, superando anche il periodo della sottomissione dello Stato Pontificio avvenuta nel 1540. Ogni anno, nel secondo fine settimana di maggio, a Fossato di Vico si celebrano gli statuti, realizzando una festa medievale basata sulla vita nel 1386, alla quale contribuisce magnificamente il naturale aspetto del centro storico fossatano. L'intero territorio comunale viene diviso in 4 parti, cioè in 4 porte, che prendono il nome delle 4 entrate al centro storico. Le porte sono Porta Portella, Porta del Castello, Porta Nova e Porta del Serrone. Queste 4 si contendono il palio della Festa dei Statuti, il quale viene dipinto da artisti locali. Le prove si basano sulla gara del tiro con l'arco storico, la gara della ciurumella e il punteggio dato dai giudici in base all'attinenza storica dei mestieri medievali che vengono rappresentati il sabato pomeriggio del corteo storico e delle taverne. Le 4 porte di Gualdo Tadino si contendono il palio di San Michele Arcangelo. 3 giorni intensi in cui le vie di Gualdo Tadino si intingono dei colori delle 4 porte, la cui denominazione deriva dalla presenza delle chiese extraurbane corrispondenti agli ingressi all'antica città: San Benedetto, Torre Gialla in campo blu; San Donato, Torre Gialla in campo bianco; San Facondino, Torre Gialla in campo verde; e San Martino, Torre Gialla in campo rosso. Le 4 fazioni si contendono il palio e il privilegio di bruciare l'effigie della strega Bastola, ingaggiata dagli abitanti di Nocera, acerrimi nemici di Gualdo, per distruggere il borgo con un incendio. Si inizia il venerdì con l'apertura delle taverne e lo scambio dei doni tra le 4 porte, a seguire lo spettacolo degli sbadigliatori musicisti di città di Gualdo Tadino. Il sabato è il giorno in cui si svolge il corteo storico,
le prove del gruppo balestrieri e dei giocolieri che si affrontano e si affronteranno durante i giochi della domenica. La manifestazione si conclude la domenica. La mattina è dedicata alla parte tecnica delle gare e all'organizzazione interna di ogni parte. In seguito, ogni porta si ritira nella propria taverna per consumare il pasto ed effettuare i propri riti scaramantici fino all'inizio delle gare. Al termine delle gare, la porta vincitrice brucerà la bastola, la strega antica nemica della città, un gesto che unisce vinti e vincitori in grandi festeggiamenti che durano per tutta la notte. Grazie mille, ci sentiamo la prossima volta con la nostra rubrica Pennellate di Storia.